Oggi vi propongo una ricetta con due protagonisti, il cavolo verza e la triglia. Andrò a realizzare con le foglie esterne, che normalmente buttiamo via, un brodo con cui poi andremo a cuocere direttamente la triglia. E sempre con le esterne, una volta lavate, vengono realizzate delle chips che andremo a mettere nel piatto. Allora parto subito con il brodo. La prima cosa che vado a fare è prendo appunto le foglie esterne del cavolo verza, tiro via la parte più coriacea e su una bistecchiera vado a tostarle. Un legame alto, vado ad aggiungere dell'olio e inserisco due spicchi d'aglio e della cipolla con tutta la buccia tagliata molto grossolanamente e faccio tostare per bene. Controllo le foglie di verza e vado a tagliare anche loro in maniera grossolana. Le vado a inserire in casseruola. Una volta che sono ben tostate, vado a coprire con dell'acqua e aggiungo dell'alga kombu che ho precedentemente ammollato in acqua. Questo lo porto a bollore. Nel frattempo prendo un paio di foglie di verza, anche qui tiro via la costa centrale e vado a tagliare molto fini e vado sempre sulla bistecchiera a dargli una scottata molto veloce. Una volta che sono leggermente appassite le tiro via dalla cottura e le vado a condire con aceto affumicato, giusto un pizzico di sale. Oltre al sale metto del sesamo tostato, peperoncino e una punta d'olio all'erba cipollina. Questo lo lascio marinare una decina di minuti. Colo il brodo. Una volta che ha raggiunto il bollore vado ad aggiungere dell'aceto affumicato. Una volta che abbiamo fatto bollire il brodo per un'oretta circa vado a filtrarlo e lo tengo in caldo. A questo punto ho riportato il brodo filtrato a bollore e vado a cuocere la triglia, come col metodo giapponese shabu shabu, e andiamo a bagnarlo col brodo bollente in modo che comunque la carne rimanga succosa, non si asciughi troppo. A questo punto ho tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Inizio a impiattare, vado a mettere sulla base del piatto la verza che abbiamo scottato e marinato, aggiungo dell'erba cipollina, prendo la chips di verza, la inserisco all'interno della triglia. In ultimo vado a bagnare col brodo che abbiamo tenuto da parte e qualche goccia di olio all'erba cipollina. Ed ecco qui, triglia e cavolo verza in più consistenze. Provateci, alla prossima e buon appetito!